Ciao a tutti ragazzi, sono Cappello Rasanero e oggi siamo qui per fare un video predict su quello che sarà l'Europeo del 2024. Quest'anno, come ben sapete, ci sarà appunto il campionato europeo in Germania e oggi faremo la predict esattamente come ho fatto qualche tempo fa sul Mondiale del 2022, solo che stavolta appunto ci sarà l'Italia, quindi posso fare la previsione sull'Italia, che è qua lo stemma, non qua, lasciate stare, non ho la testa. Prima di tutto, quali sono le squadre che parteciperanno al mondiale? Sono queste 24, quindi Germania, Belgio, Francia, Portogallo, vabbè, lo potete leggere da voi. È incredibile a dirsi, c'è anche l'Italia qui. Non si vede il mouse, perché non si vede il mouse? Ecco qui, Italia. C'è l'Italia, siamo arrivati secondi nel nostro girone, amen. L'importante è che ci siamo qualificati. E questo qui, invece, è, come è venuto fuori, il girone per tutte quante le squadre. Noi siamo nel girone B, con Spagna, Croazia e Albania, che devo dire che è un girone niente male. Vedremo come andrà l'Italia, però siamo qui per fare un'ipotetica previsione di tutto il campionato europeo. Quindi andiamo direttamente ai gironi. Il primo girone è quello A, dove c'è appunto la squadra che ospita gli europei, in quanto sono appunto in Germania. Abbiamo Germania, appunto Scozia, Ungheria e Svizzera. C'è da dire... che la Germania, allora, non è ancora una squadra schiaccia sassi come noi siamo abituati a vedere la storica Germania. Non è quella del 2014, ragazzi. È una Germania che ancora deve maturare, anche se ha avuto diversi risultati utili. Mi pare che ha vinto le amichevoli con Francia e Paesi Bassi. Erano amichevoli, mi pare che erano. Uno può dire, va bene, erano però amichevoli, non vuol dire nulla. E questo è vero. Però, cazzo, sono pur sempre Francia e Paesi Bassi. Magari per loro sono appunto amichevoli, niente di che, però anche loro si devono allenare, anche loro devono capire che tipo di squadra sono. Quindi non venitemi a dire che Francia e Paesi Bassi hanno detto vabbè dai, facciamo vincere la Spagna e diamogli il contentino. Non funziona così il calcio, nemmeno gli amichevoli funzionano così. Quindi il fatto che Germania, che la Germania è riuscita a vincere contro Francia e Paesi Bassi, mi fa capire che comunque sia la sua, la può dire. Poi parliamo del mondiale in casa, del mondiale, scusatemi, magari fosse il mondiale in casa, non è andato fortuna, è un europeo in casa, quindi la maggior parte sono tifosi della Germania che vogliono che la Germania vinca in casa. Ha mai vinto qualche cosa in casa la Germania? Non lo so e non mi interessa. Sta di fatto che ha un incentivo a fare meglio, già che è una buona squadra, quadrata, come classica della Germania, ma è... Dal mio punto di vista, intanto Nagelsmann, non ho mai capito come si pronuncia, è un ottimo allenatore, estremamente sottovalutato. E quello che sta facendo con la Germania ha bisogno ancora di un po' di tempo, ma nel prossimo futuro può essere già una schiacciasassi. Intanto in questo europeo può qualificarsi, l'ultimo dei suoi problemi è qualificarsi con Scozia, Ungheria e Svizzera. Quindi non credo che ci siano problemi. Ah, giustamente mi sono dimenticato di dire una cosa che penso ovviamente voi sappiate, però è giusto che la dica. Come potete vedere, con Ungheria c'è una striscia gialla e non verde. Questo perché sì, si qualificano le prime due in automatico, ma le terze, le migliori terze, passeranno pure il turno. Ovviamente bisogna vedere tutta quanta la questione dei punti, non mi pare non proprio dei punti, pare gol fatti, gol subiti, la sommatoria di vittorie, sconfitte, pareggi, bisogna vedere queste cose. Comunque sia, poi in seguito vi dirò quali secondo me potrebbero essere eventualmente le terze e le migliori terze. Anche lì molto casuale come cosa, perché anche perché molte decisioni possono essere prese in base ai gol fatti e gol subiti. Non propriamente facile da predire, però comunque sia. In chi si qualifica insieme alla Germania, io do per scontato che sia la Svizzera. La Svizzera che passerà eventualmente come seconda o come terza, bisogna vedere. E chi metto come terzo? Beh, giustamente chi posso mettere se non l'Ungheria? Io dubito ovviamente che la Scozia possa dire qualcosa. Credo che la Scozia sia la classica squadra cuscinetto che ci deve essere in quasi ogni girone. Onestamente ragazzi, ditemi, qual è il giocatore della Scozia che vi fa più paura? Sono sicuro che molti di voi manco mi sanno dire un giocatore della Scozia, qui figuratevi. Io credo che la Svizzera possa farcela come seconda e ancora non è esattamente la stessa squadra dell'Europeo del 2020 o del Mondiale, che comunque sia, hanno detto, la loro. Sono state una squadra molto valida, classica mina vagante che ci deve essere sempre, ma è ancora una squadra molto valida, che ha i suoi giocatori, ha i suoi punti forti, ha i suoi punti deboli, le sue lacune, ma resta comunque sia una squadra da tenere d'occhio. Quindi prima Germania, seconda Svizzera, terza Ungheria e quarta Scozia. Per me finisce così. Girone B, e questa volta è il nostro, perché abbiamo Spagna, Croazia, Italia e Albania.
Allora, questo viene chiamato da molti il girone della morte, per un buon motivo, perché ci sono tre, ma facciamo anche quattro squadre che bene o male hanno le carte in regola per poter passare il girone. E io posso dargli pure ragione. Ovviamente l'Albania, quella che ha le minori probabilità di farcela, perché in, cioè, cazzo, Spagna, Croazia, Italia, cioè, dubito fortemente che l'Albania possa farcela. Però metti che può fare quel pareggio, quel gol in più che le possa dare l'opportunità. Tutto può essere. Ovviamente qua stiamo facendo previsioni random, stiamo giocando, anzi nei commenti ditemi pure voi. Quindi anche voi nei commenti ditemi secondo voi chi è che passerà i vari gironi e chi eventualmente andrà avanti, perché faremo anche le eliminazioni dirette adesso dopo i gironi. Ditemelo pure voi nei commenti, vi sono le mie opinioni. Comunque sia, che dobbiamo dire? Ovviamente in questo girone può veramente succedere la qualunque. Ogni squadra, più Spagna, Croazia, Italia, possono finire primo, secondo e terza. Cioè, è difficile effettivamente dare una previsione di un girone del genere. Se devo proprio azzardarmi, io dico Spagna, Croazia e Italia terza. Esattamente così. Come lo vedete qua, secondo me può finire così. Perché siamo una buona squadra. Io ho sempre detto, io fra amici più che altro, dico che l'Italia può combattere per mantenere alto il nome di campione in carica, non come il Napoli quest'anno, per l'amor del cielo. Noi faremo di tutto per mantenere alto il fatto che siamo col badge qua, anzi no, forse è qua il badge, non mi ricordo, del campione europeo in carica. Ma faticheremo dal mio punto di vista. È possibile che noi passeremo come migliore terza, però la vedo dura. La Croazia è una squadra che fa ancora paura, nonostante tutto fa paura. E poi c'è la Spagna, che è la Spagna. Cioè, ragazzi, ogni parola è superflua, è la cazzo di Spagna. Va bene che anche loro hanno subito una rivoluzione, ma è pur sempre la Spagna, ragazzi, è pur sempre la Spagna. È inutile, cioè, poi loro, a differenza nostra, loro con i giovani talenti, mamma mia, ci fanno le feste. Ogni volta è un talento nuovo che escono fuori. Ci sono moltissimi giovani talenti che vanno tenuti d'occhio. Io onestamente penso che la Spagna sia inappapabile al titolo. Per quanto mi riguarda, la Spagna ha buone possibilità di vincere anche questo europeo, come se ne avesse vinti pochi. Quindi ovviamente io spero di sbagliarmi, perché voglio vedere l'Italia che va avanti, voglio vedere l'Italia che ha la sicurezza della qualificazione. Perché ovviamente, arrivando terzi, bisogna tenere d'occhio le altre squadre. E quello dà sempre fastidio, per ovvie ragioni. Io voglio avere la sicurezza di poter andare avanti in questo cazzo di campionato e magari di lottare per vincere. Non che dobbiamo pregare non so quanti dei affinché un'altra squadra di un altro girone faccia quel gol in meno rispetto a noi. Cioè, per amor del cielo, è vera e verità. Spero di sbagliarmi. Ora abbiamo il girone C con Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra. Credo che sia abbastanza scontato come girone. Inghilterra prima, Serbia seconda, Danimarca terza e Slovenia quarta. Praticamente credo l'opposto di quello che vedete praticamente. Penso che ovviamente l'Inghilterra, anche quella, è una squadra papabile al titolo. Non ha cambiato più di tanto la squadra rispetto a quella del 2020. Ed era una squadra coi controcazzi. Quella secondo me avrebbe quasi presi singolarmente i giocatori. Forse tranne un paio, tipo il portiere, penso che ovviamente Donnarumma sia superiore a Pickford, però penso, a parte un paio di elementi, l'Inghilterra avrebbe meritato più di noi di vincere quell'europeo. Per fortuna non è successo, per amor del cielo, non è che sputo sul piatto dove mangio. Ma se, dal mio punto di vista, questa potrebbe essere l'occasione buona dell'Inghilterra, potrebbe farcela questa volta a vincere qualcosa, ma ringraziando Avo, gli inglesi non sono scaramantici. E quindi già quelli se la sentono con il trofeo in tasca. Già li vedo quelli, it's coming home, it's coming home. Coglioni. Ora abbiamo il girone D con Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia. Anche questa abbastanza scontata. Francia prima, Paesi Bassi secondo, Polonia terza e Austria quarta. Non credo che ci sia molto da dire di questo girone, è già fatto. Credo che nessuno si immaginerebbe un girone diverso da quello che vi ho appena detto. La Francia, anch'essa papabile al titolo. Praticamente le mie quattro in ordine sono, ve lo dico subito, sono Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Secondo me sono queste quattro le candidate al titolo, in quest'ordine, dal più probabile al meno probabile. Italia, l'ho detto, secondo me
può lottare, ma non ce la farà, non arriverà nemmeno in semifinali dal mio punto di vista. Tornando al girone, onestamente, ragazzi, che cosa vi devo dire? Vi devo veramente giustificare le mie parole. Credo che nessun altro mi darà un girone diverso da quello che vi ho appena dato. È abbastanza scontata come cosa. Credo che nemmeno ci sia la possibilità di dire: no, ma guarda che forse i Paesi Bassi arrivano prima della Francia. Madonna, per favore. No, basta, andiamo avanti, non perdiamo tempo. Ora abbiamo il girone E. E il girone E è abbastanza interessante, perché a parte il Belgio, che è eterna incompiuta del panorama calcistico nazionale, però è pur sempre una squadra molto ostica, molto dura. La parte interessante sarà vedere chi passerà come seconda ed eventualmente come migliore terza. Che abbiamo la Slovacchia, che ogni tanto esce fuori con un percorso incredibile, ma non andrà tanto lontano. Però ogni tanto da questi qua dei gironi escono fuori con dignità. Mi pare che, se non ricordo male, nel 2020 sono arrivati con migliore terza, non vorrei sbagliarmi. Ah no, ricordo male. Ecco, volevo controllare prima di dire una cazzata. Sono arrivati addirittura ultimi, però per questioni di differenza a reti, perché, aspetta, magari non lo vedete. Ecco qui, vedete, la Slovacchia è arrivata ultima perché aveva meno 5 di differenza a reti. Però, cazzo, è arrivata comunque sia a 3 punti a pari merito con l'Ucraina. Ucraina che incontrerà nel girone. Quindi potrebbe essere una buona occasione per vendicarsi. La Slovacchia, alla fine, i giocatori interessanti li ha sempre avuti. Cioè, non ha campioni, però comunque sia qualche nome ce lo ricordiamo tutti quanti. Skriniar ce lo ricordiamo tutti, sappiamo che valido difensore è, anche se non sta attraversando un ottimo periodo al PSG. Ma se quello della nazionale è anche solo la metà di quello che era all'Inter, c'è da preoccuparsi. Poi chi altro c'è? C'è lo Botka del Napoli, c'è questo qua del Verona che ha fatto il devasto, Suslo mi pare che si chiami. Sì, Suslo, questo qua del Verona, cazzo, questo qua era molto interessante. Cioè, ogni tanto qualche giovane interessante, qualche giocatore interessante, te lo ciccia fuori la Slovacchia. Mentre, tipo la Romania, chi c'ha la Romania di interessante? Cioè, a parte Nedelcharu del Palermo, ma voi della Romania, chi potreste dire che può fare la differenza? E questo è il punto. Ucraina, stesso discorso, ci dice, ha qualche giocatore interessante. Il primo fra tutti, penso che ce lo ricordiamo tutti quanti, per l'Atalanta, Malinovskyi, che ora è a Genoa e comunque sia, ha fatto una stagione discreta, bene o male, è ancora un'arma micidiale. Diciamo che questo girone può finire in qualunque modo. Se devo azzardare, è Belgio, Slovacchia, Ucraina terza e Romania ultima. Se devo proprio azzardare e fare una previsione di classifica, che alla fine questo è lo scopo di questo video, però non sono sicuro. Credo che questo sia forse il girone di cui sono meno sicuro di fare una previsione giusta. Ci sono gironi come quello della Francia che là sono sicuro al 100% di azzeccarla, proprio ci metto la mano sul fuoco. Qui invece proprio è il girone di cui sono meno sicuro. Adesso abbiamo il girone F. Il girone F, anche questo, interessante, può accadere la qualunque. Allora, abbiamo Turchia, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca. Interessante come girone. Vabbè, credo che il Portogallo, non dico che abbia la sicurezza, però credo la maggior parte delle probabilità a suo favore, cioè non credo di dare un giudizio affrettato. La Turchia, che ha una struttura solida. Montella ha fatto un lavoro migliore di quello che mi sarei mai aspettato, perché io pensavo, vabbè, questi chiamano Montella ad allenare la Turchia, ma sono coglioni. Invece Montella funziona come CT turco. Poi la Turchia ha giocatori buoni, primo fra tutti ovviamente il suo simbolo, Çalhanoğlu. Ma c'ha anche il giovane della Juventus, questo Yildiz, che potrebbe diventare il nuovo titolare della Turchia, perché onestamente a me la Juve non è che mi è dispiaciuto più di tanto, ha dimostrato enorme qualità. E poi comunque sia, deve pronunciarsi Yulduz, non Yildiz. Quella lì non è una I, quella lì nella lingua turca si pronuncia come una U. Non vi sto prendendo per il culo. Cioè leggete pure voi. Kenan Yıldız, una roba del genere deve pronunciarsi. Già, ci sono rimasto di merda pure io. Ma andiamo avanti, perché potrebbe essere anche che la Repubblica Ceca possa dire la sua. Perché alla fine uno direbbe: minchia, c'è la Georgia, c'è Kvaratskhelia. Ok, poi, a parte Kvaratskhelia, chi cazzo c'ha la Georgia? Onestamente, tipo, c'è il portiere, quello del Valencia, Mamardashvili, che conosco, però dico io, chi cazzo c'ha la Georgia a parte Kvaratskhelia? Non puoi, onestamente, Kvaratskhelia, per quanto è buono e per quanto i napoletani possono chiamarlo Kvaradona,
non è effettivamente Maradona. Questo non ti può portare un'intera squadra sulle spalle. Che, come ha fatto Maradona ai suoi tempi, che si portava l'Argentina sulle spalle. Dai, cazzo. Non credo che la Georgia possa effettivamente farcela. Io infatti dico Portogallo primo, Turchia seconda. Anche se può capitare il contrario, Turchia primo e Portogallo secondo. E Repubblica Ceca terza. Secondo me la Turchia non ce la fa. Perché la Repubblica Ceca, per quanto non abbia molti giocatori, appunto, particolari, a parte Chic che mi viene in mente, ma sicuramente ce ne sono altri che non mi vengono in mente, è una nazionale più solida, che punta più sul collettivo. Onestamente, penso che abbia più probabilità la Repubblica Ceca. Poi, quello che accadrà, accadrà. E ora c'è la questione delle terze classificate. E qua c'è una bella domanda che bisogna risolvere. Chi cazzo facciamo avanzare? Ricapitolando, chi ho messo come migliore, che ho messo come terza? Allora, ho messo in ordine Ungheria, in ordine di girone, Ungheria, Italia, Danimarca, Polonia, Ucraina e Repubblica Ceca. Sì, sono sei squadre da sei gironi, giustamente. E chi mettiamo? Allora, intanto potrebbe passare, ma poi potrei sbagliarmi, l'Italia. E io metterei Italia, poi non so, perché qua ci sono pure apposizioni. Mettiamo l'Italia fra le prime quattro. Poi una squadra che ha buone possibilità di passare potrebbe essere, perché bisogna controllare ovviamente anche il girone in cui gioca, potrebbe essere l'Ungheria. Perché dico l'Ungheria? Perché effettivamente sta in un girone di cui di forte c'è soltanto la Germania. Qualche punto, qualche gol lo può fare sicuramente contro la Scozia e perché no anche contro la Svizzera. Poi può essere tutto, ripeto, però diamo la fiducia all'Ungheria. Quindi Ungheria, check. Italia, check. Chi posso mettere nelle altre due posizioni? Una potrebbe essere l'Ucraina, per lo stesso discorso che ho fatto con l'Ungheria. Perché, aspettate un secondo, con chi stava l'Ucraina? Romania, Slovacchia e Belgio, ok. E cavolo, qualche gol lo può fare contro queste squadre. E questo dà ovviamente un enorme vantaggio rispetto alle altre squadre nella differenza a reti, quindi per il passaggio. Anche perché intanto qua non vi ho fatto vedere le regole, giustamente. In prima di tutto vi è la questione del, in ordine di importanza, maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi. Poi vi è la miglior differenza reti nella fase a girone, maggior numero di reti segnate, bla bla bla, cazzi e mazzi. Potete pure leggerlo voi nella pagina Wikipedia. Sta di fatto che è molto più facile che ci possa riuscire uno che ha nel girone magari appunto la Romania, che in uno come la Polonia, che ha la Francia, i Paesi Bassi. Infatti, purtroppo, già ve lo dico, do la Polonia per quinto o sesta, quindi non passa il girone. Ora, la domanda, chi potrebbe passare insieme a fra Danimarca e Repubblica Ceca? E questa qui è una domanda che bisogna andare a vedere. La Slovenia fattibile. Serbia-Inghilterra un po' meno. Qua la Georgia è fattibile. Portogallo e Turchia un po' meno. Secondo me Repubblica Ceca e Danimarca hanno le stesse probabilità di poter passare come migliori terze. Se proprio devo scegliere, diciamo che forse credo che sia più fattibile per la Danimarca. Secondo me è più fattibile la Danimarca. E quindi facciamo passare la Danimarca ed escludiamo la Repubblica Ceca. Va bene, direi che possiamo andare alla fase a eliminazione diretta. Ah, giustamente, una cosa che non vi ho detto. Qui c'è la questione che dipende da dove ti sei piazzata come migliore terza. Puoi essere di una parte di classifica diversa. Io li faccio in ordine sparso, ok? Se poi non le azzecco, amen, siamo qui per babbiare. Allora, non basandomi su parametri né niente, possiamo dire che può essere questa? Facciamocela andare bene, perché onestamente non ci ho sbatti di impegnarmi più di tanto per un video cazzeggio. Vediamo un po' le nostre accoppiate più nel preciso. Spagna-Ungheria, poi Germania-Serbia, poi Portogallo-Italia, poi Paesi Bassi-Slovacchia, poi Belgio-Danimarca, poi Francia-Turchia, poi Inghilterra-Ucraina, poi Svizzera-Croazia, fine. E queste sono le nostre accoppiate. Porca puttana, l'Italia è andata il Portogallo. Allora, penso che siamo tutti d'accordo nel dire che in un Spagna-Ungheria andrebbe avanti la Spagna. E il problema è un Germania-Serbia, effettivamente. Un Germania-Serbia. Do cazzo. E sono due squadre che onestamente sono estremamente toste. Io, come ho detto prima, la Germania non la reputo ancora una schiacciasassi come dovrebbe essere normalmente una Germania. La vedo più o meno allo stesso livello della Serbia, che punta più sul gioco di squadra
sulla solidità fisica e sulla cattiveria che su effettivi singoli forti. Nonostante la Germania ha dei singoli forti, basta soltanto Toni Kroos e ti sminchio tutta quanta la Serbia, per l'amor di Dio. E forse soltanto per questi pochi singoli che effettivamente dovrei dare la vittoria alla Germania. E credo che nessuno qui possa dirmi niente. E Spagna-Germania ai quarti, in chiaggia tostissima. Ora, veniamo a noi. Portogallo-Italia. Siamo superiori al Portogallo? Sì, siamo sullo stesso livello, dal mio punto di vista. Poi, qualcuno dei commenti che mi viene a dire: ma come fai a dire che l'Italia è superiore al Portogallo? Siamo scarsi. Oppure: ma come fai a dire che il Portogallo è allo stesso livello di questo schifo che tu chiami nazionale italiana? Ragazzi, stiamo giocando. Ma su, dai, fa pure caldo. Fa pure caldo. C'ho qua il cazzo di pinguino che se non mi raffredda io muoio. Dai, su, siamo tutti quanti leggeri. Anzi, per farvi capire quanto me ne sbatto di chi possa passare in questo giochino della minchia, lancio una moneta. Questo qui è il testa, non si vede perché non è messa a fuoco. E questo qui è il croce, non si vede perché non è messa a fuoco. Però fidatevi che questo è testa o croce, non è una moneta truccata. Facciamo Italia, testa, Portogallo, croce. Cosa è uscito? Non vedo. Vabbè, tanto non ho messo tagli. È uscito testa? Sì. Non ho girato niente. Non so se si vede. Si vede che è testa? Si vede che qua c'è l'uno per indicare che è un euro. È uscito testa? Quindi è uscito Italia. Facciamo passare l'Italia. Non mi lamento. E quindi via ad affrontare la vincitrice fra Paesi Bassi e Slovacchia. Devo veramente giustificare il perché faccio passare i Paesi Bassi e non la Slovacchia? Che razza di domande? Cioè, no, non devo giustificare un cazzo di niente. Adesso passiamo a Belgio e Danimarca. E Francia-Turchia. Porca puttana, che accoppiate. Mamma mia, mi faccio i complimenti da solo. Se fosse vera anche solo la metà di quello che sarà il vero europeo, ci sarà da divertirsi. Effettivamente me le guarderei tutte queste partite. Non ce n'è uno che non credo possa annoiarmi come partita. Potenzialmente sono tutte divertenti. Però, guardiamoci in faccia, Belgio-Danimarca, anche se non è il Belgio da numero uno nel ranking FIFA, come ci è finito là lo sa soltanto Dio, non è più quel Belgio, però è ancora forte, è più forte della Danimarca? Secondo me sì, la Danimarca onestamente non mi... anzi è già tanto se l'ho fatta andare avanti, perché onestamente... devo essere adesso con voi, mi sto quasi pentendo. Non mi sembra una nazionale che possa andare chissà dove in questo momento agli europei. Ancora non mi sembra una nazionale ancora quadrata, che ha una sua idea, una sua identità. Per l'amore del cielo, non è una squadra allo sbando come sembra che io stia facendo indicare. Non so parlare, non so manco io quello che ho detto, però l'ho detto. Sta di fatto che ancora non è una nazionale che può competere con una big come il Belgio, dal mio punto di vista. Poi, tutto può essere. Mentre Francia-Turchia, anche questa. Questa invece è proprio una partita di quelle divertenti, dove tu ti siedi, te la guardi, te la godi, dici: ah sì, questo sì che è calcio. Magari con gli occhi aperti, non con gli occhi chiusi. Però credo che sia abbastanza scontato dire che sia la Francia a passare. Non solo perché ho detto che è la favorita al torneo, ma anche perché effettivamente è la Francia. Cioè, onestamente questa qui mi sembra strano che non ha vinto il mondiale. Cioè, l'Argentina era veramente fantastica, per amor del cielo. Però qui non c'è più l'Argentina. E qui la Francia. Non dico che ha la strada spianata, perché ci sono altre nazionali. Appunto c'è ancora l'Inghilterra e la Spagna. Mettiamoci pure la Germania. Che comunque sia può darle filo da torcere. Da qui fino ovviamente alla semifinale, alla finale. Però per il momento un ottavo di finale Francia-Turchia, io ci vedo la Francia. Che sarà un derby francofono, praticamente. Belgio-Francia. Va bene, andiamo avanti. Inghilterra-Turchia. Stesso discorso che ho fatto praticamente per Paesi Bassi-Slovacchia. Devo veramente giustificare perché creda che vinca l'Inghilterra. Ora, ovviamente, qua io vi sto mettendo come se stessi... praticamente come se fossi FIFA, ragazzi. È ovvio che se tu mi metti una squadra da 5 stelle contro quella che credo che sia 2,5, non mi ricordo, forse 3, è ovvio che ti do per favorito quella da 5 stelle. Cioè, per... ma ovviamente la vita reale è un'altra cosa. Abbiamo già visto i mondiali ed europei che anche la squadra che nessuno si sarebbe mai aspettato andasse avanti e poi è andata avanti. Quindi può accadere da qualunque.
Può essere che succeda la stessa cosa, può essere che succeda, scusatemi, la stessa cosa che succede tipo all'Europeo quando la Svizzera ha portato ai rigori la Francia e l'ha eliminata lì. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, tutti ti hanno per scontato vince la Francia. Può accadere la stessa cosa, però io qua non posso prevedere un episodio del genere. Io qua do per scontate le cose. Fa parte del gioco. Quindi andiamo avanti con l'Inghilterra, grazie. Inghilterra che dovrà poi affrontare la vincitrice fra Svizzera e Croazia. Questo è uno scontro che sulla carta può considerarsi alla pari, però credo che ovviamente la Croazia abbia più probabilità. Se non fosse che la Svizzera, minchia, è una squadra che quella ti porta anche se vuole allo 0-0 ai supplementari. È una squadra solidissima, mamma mia, proprio marmo de coccio, come si suol dire. Ecco, questo è tipo un episodio che può capitare. La Svizzera che va avanti rispetto alla Croazia, perché magari fa quella giocata vincente, non fa passare i giocatori della Croazia, che hanno comunque sia sì, un bel gioco, un bel modo di giostrare le partite. Però la Svizzera è una di quelle squadre che può farlo. Magari non l'Ucraina contro l'Inghilterra, ma la Svizzera contro la Croazia può. Anche se, come ho detto prima, sulla carta, io devo vedere le cose, sulla carta andremo avanti la Croazia, dal mio punto di vista. E quindi mi spiace Svizzera, ma facciamo che va avanti la Croazia. Smentitemi se ci riuscite. Ora, siamo arrivati alle semifinali, e giustamente forse è il caso che sposti. Ecco fatto. Ora, siamo alle semifinali. Abbiamo Spagna-Germania, Italia-Paesi Bassi, Belgio-Francia, Inghilterra-Croazia. Ripeto, fosse solo la metà, il vero europeo, di questo tabellone che sto creando io qua da zero, mamma mia, ci sarà da divertirsi. Spagna-Germania, ovviamente io qua premio la squadra che attualmente reputo più solida, che oltre ad avere i singoli, ha anche un gioco, una sua identità. E la Spagna rispetta questi caratteri, questi fattori. E quindi credo che non sorprenderò nessuno se faccio passare la Spagna. Spagna che incontrerà la vincitrice fra Italia e Paesi Bassi. Ora, e qui secondo me sarà contro i Paesi Bassi che l'Italia mostrerà i suoi limiti. Mostrerà purtroppo le sue grandi carenze. Che purtroppo i Paesi Bassi, oltre ad avere una sua identità di gioco, una sua idea. Su come appunto giostrare la partita, ha anche dei singoli che secondo me, presi uno a uno, superano quelli dell'Italia. Magari non in tutti i reparti, per dire ancora Donnarumma, Donnarumma. Impara a parlare. Dicevo, Donnarumma lo reputo superiore al portiere dei Paesi Bassi, che mi pare si chiami Bijo, non ho mai capito come si pronuncia. Però comunque sia, ci sono altri giocatori che se tu li prendi singolarmente, fai un paragone con l'Italia. Minchia, tu dici, forse questi qua presi singolarmente sono più forti dei nostri. Io, infatti, mi spiace dirlo, ma secondo me il cammino dell'Italia terminerà ai quarti di finale, se ci arriviamo. E quello, sarà purtroppo il nostro addio a poter mantenere saldo il Belgio sul petto, perché andrà sicuramente ad un'altra squadra, che adesso vedremo. Intanto, mandiamo avanti i Paesi Bassi. Quindi la prima semifinale l'abbiamo decisa, sarà Paesi Bassi-Spagna, anzi Spagna-Paesi Bassi. Adesso passiamo agli altri due quarti di finale. Belgio-Francia, beh, credo che qui sia abbastanza scontato dare per vincente la Francia. Però ovviamente credo che già da qui in poi nessuna squadra avrà magari la certezza proprio matematica 100%, ci metto non una ma ben due mani sul fuoco. Diciamo che comunque sia la Francia ha maggiori probabilità rispetto a Belgio, perché anche qui presi i giocatori singolarmente sono tutti superiori. Non credo che ci sia un reparto in cui la Francia sia inferiore al Belgio. Poi magari smentitemi, ditemi, ma no, guarda, ti sei dimenticato che il Belgio ha questo grandissimo giocatore, mentre la Francia, guarda chi c'ha in quell'altro reparto. Io onestamente non ricordo un giocatore scarso della Francia. E quindi passa la Francia, ma contro chi sarà la semifinale che vedremo, appunto. Insieme a Spagna e Paesi Bassi sarà Francia contro Inghilterra o Francia contro Croazia? Beh, penso che sia palese, se avete capito il ragionamento, faccio passare l'Inghilterra. E quindi sarà derby dei cent'anni. Capito come guerra dei cent'anni, però qui è derby perché è calcio. Cazzo, iscriviti! Faccio ridere! Mamma mia. Allora,
Spagna, Paesi Bassi, Francia, Inghilterra. E qua sarà una semifinale coi contro coglioni. Diciamo che fra Spagna e Paesi Bassi, Francia, Inghilterra, faccio direttamente la finale, anzi vi sposto. Ecco qua, si vede molto meglio. Spagna, Paesi Bassi, Francia, Inghilterra. Minchia, tanto la semifinale Francia, Inghilterra. Mamma mia, deve essere qualcosa di fenomenale. Spero che se dovesse accadere non deluda le aspettative. Spagna, Paesi Bassi, anche quella, cazzo, una partita coi contro coglioni. No, ci sarà da divertirsi. Se, se le semifinali fossero così, porca puttana, se ci sarà da divertirsi. Ma se dovessi scegliere, penso che posti in questa situazione, facciamo che la finale sarà rullo di tamburi. Ecco qua, finale Spagna-Francia, la nazionale attualmente che reputo la più forte del mondo, ovvero la Francia, andrà in finale contro la squadra che non è la più forte del mondo, ma è fra le più forti, secondo me, guardando la rosa e il modo in cui come gioca. Ora, la domanda da un milione di euro, chi vince? Allora, la Francia ha moltissimi immigrati che sono arrivati in Francia, hanno chiesto asilo, hanno ottenuto la cittadinanza. Altri sono nati in Francia da figli di immigrati. E per chi non lo sapesse, in Francia c'è lo ius soli, non c'è in Italia lo ius soli. Noi abbiamo lo ius sanguinis. Loro invece hanno lo ius sanguinis e lo ius soli, che per chi non lo sapesse vuol dire che se tu, non importa chi siano i tuoi genitori, da quale cittadinanza provengono i tuoi genitori, se tu nasci in territorio francese vuol dire che sei francese. E lo stesso anche negli Stati Uniti hanno lo stesso discorso. Se tu nasci negli Stati Uniti, non importa le tue origini, sei statunitense. In Francia funziona così. Quindi molti, che noi facciamo il meme, questa non è la Francia, questa è la nazionale africana, come se l'Africa fosse una nazione, non un continente, una nazione. Proprio ignoranza bestia. Comunque sia, molti che sono figli di immigrati sono nati e cresciuti in Francia e quindi giustamente sono convocabili per la nazionale francese. E giustamente il governo francese, cioè la federazione francese, ma soprattutto il CT francese, non sono coglioni. Dicono, cazzo, questi magari non saranno biondi con gli occhi azzurri, pelle bianca, nordici, razza ariana pura, ma so forti. Chi sono io così coglione da non convocare Magnan, non convocare Mbappé, non convocare Tchouaméni, cioè... Cazzo, ci sono giocatori fortissimi che, cazzo, se tu non li convochi sei un coglione. Ma chi cazzo se ne fotte del colore della pelle, ragazzi? Guardate il colore della maglia, per l'amor di Dio. Boh, cappello rosa nero per il sociale, no al razzismo. Intanto la Francia, grazie a questa furbata che comunque sia gli ha permesso in questi anni di essere la nazionale più forte del mondo, se la mia previsione è corretta, vincerà questo europeo. Ecco qua la tua coppa, Francia, congratulazioni! Bene ragazzi, io direi che questo video posso concluderlo qui. Se volete ditemi la vostra su quello che sarà l'europeo del 2024, ditemi se siete d'accordo con me, se anche voi, se anche per voi vincerà la Francia, se vincerà qualcun altro. Se volete direttamente dirmi anche come sarà la fase a gironi, l'eliminazione diretta, quindi tutto per intero, ditemelo tranquillamente nei commenti. E noi ci vediamo direttamente a quella che sarà l'europeo del 2024, quindi alla prima partita dell'Italia, che sarà, non mi ricordo quando. Ah, il 15, ok, per Italia-Albania. Va bene, quindi ci vediamo giorno 15. Forza Italia!